Eccolo, se lo mai, ragazzi, ragazzi, tutti quanti carichi in palla, Zilli nel canale, un altro bel video insieme al praticamente a poche ore da Juve Spezia. Stiamo aspettando in trepidanti l'attesa. Abbiamo visto dei passi falsi, specialmente quello del Milan che ha pareggiato 0-0 a Sassuolo, però vittorie convincenti della Roma, 3-0 sul Monza e 3-1 alla Cremonese per l'Inter, quindi dobbiamo assolutamente vincere, l'imperativo è quello, 3 punti e non ci sono scuse. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community, lo Stivalo Maia vi accoglie con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono, tra questi Marco, un abbraccio, ti voglio bene. Allora, prima di partire con un pelino di prepartita, volevo darvi questa notizia lieta che davo da un po' di tempo, però finalmente si è ufficializzata, quindi sono tranquillo, stavolta è un nome beccato. Allora, Paredes, in quanto pare, sta facendo le visite mediche a Parigi in modo tale per accelerare i tempi, perché il calciomercato chiude penso domani alle 20, quindi bisogna assolutamente affrettare tutto. Quindi fatte quelle, verrà direttamente a Caselle, a Torino, lo verranno a prendere, poi ovviamente lo porteranno a G-Medical, insomma alla Continassa, per fare qualche foto con i tifosi, credo almeno, e ovviamente ci sarà la firma, dovrebbe esserci la presentazione in questi giorni comunque, quindi è l'ultimo acquisto probabilmente del mercato, non c'è stato alcun acuto, nessuna bomba clamorosa per il centenario, si sperava anche magari in un terzino sinistro o un centrale, non sono arrivati, ma intanto Paredes è nostro, quindi tutti quei vocioni che giravano a tornado, no? Senza fine, che potesse andare all'Arsenal eccetera, sono farlocchi, anche perché non avrebbe senso per Paredes andare in una squadra che fa l'Europa League, difficilmente si qualificherà tra le prime quattro, anche se sta facendo molto bene, ripeto, con Arteta sembra le abbia vinte tutte fino adesso, segnando tanti gol, ecco, però ovviamente non ha il blasone della Juventus l'Arsenal, quindi appunto abbiamo sgominato la concorrenza. Paredes farà un contratto con il diritto di riscatto, quindi ovviamente noi va a gonfie vele perché non siamo obbligati a tenerlo, possiamo valutarlo in questo anno e vedere cosa fare, se non ci va bene lo mandiamo indietro, però non credo proprio. Un nazionale argentino che ha vinto tantissimo col PSG, ha fatto spesse volte la differenza sia nazionale che in club, ricordiamolo che comunque ha vinto la Copa America, ha vinto la CONMEBOL Cup contro di noi 3-0, è arrivato in finale in Champions col PSG perdendo con un Bayern schiacciasassi, ma tra l'altro giocando molto bene, in quella partita fecero fiasco anche Mbappé e Neymar, quindi insomma è un giocatore secondo me che vale il prezzo del biglietto e tra l'altro non l'abbiamo neanche pagato, quindi per adesso solo l'ingaggio 5 milioni e mezzo stagione, quindi contentissimo di abbracciarlo appunto forte forte anche a lui, infatti ho messo a braccia aperte nella miniatura, nel titoletto, e ecco insomma adesso sarà ad Allegri collocarlo in maniera opportuna, ovviamente non ci sarà stasera, ma con la Fiorentina chissà che non possa prendere le redini, le chiavi del centrocampo e direzionarci verso una bella vittoria importantissima sarebbe a Firenze, perché metterebbe una bella pietra miliare su, diciamo, sulle potenze del campionato quantomeno, poi ovviamente da lì in poi sarà un salire, perché andare a Parigi contro il Paris Saint Germain sarà durissima, perché è una squadra che nei gironi è uno schiacciasassi, fa sempre 15 punti, 18 punti, segna tanti gol, è veramente una partita difficile. Ecco, quindi ci siamo, il mercato si è chiuso, quindi con questo acquisto io direi che l'8 secondo me glielo possiamo dare a questa dirigenza, contando che doveva anche comunque rimuovere il marciume fatto dalle dirigenze precedenti, e oltre a quello appunto ha abbassato i monti ingaggi, ha tolto via dei giocatori inutili, ovviamente ne mancano ancora alcuni ma non possono togliere anche quelli, perché a livello numerico non ci saremmo, per dire Rugani non lo puoi togliere, De Sciglio, Alessandro non li potevi togliere perché non c'erano i rimpiazzi, non hanno trovato nessuno disponibile a muoversi dalle altre squadre, sapendo di rischiare appunto di non giocare, e quindi devono aspettare purtroppo l'ultimo, per quel motivo lì. Rabiot, sappiamo com'è andato tutti. Ecco, l'unica cosa che dispiace, però a sto punto abbiamo fatto spazio almeno a Paredes, è quello di aver mandato via Rovella, e invece l'altra nota lieta è che Fagioli dovrebbe rimanere, attenzione, non lo so, perché D'Amico si è fatto sentire, quindi può darsi che magari tramite questa esternazione la Juve ci pensi due volte, non lo mandi in prestito a Sampdoria. Manca ancora qualcosa, oggi più la giornata di domani, quindi magari qualcosa succederà, ecco, ripeto, lo lascio un po' aperto, no? come panorama. Quindi ecco, questo è quanto. Stasera siamo chiamati a una prova molto importante, ok, sulla falsa riga di Sassuolo, ma con la differenza che non dobbiamo regalare 30 minuti come abbiamo fatto contro la squadra di Dionisi, perché ripeto, lo Spezia è allenata da Gotti, un allenatore esperto che ha fatto sempre bene in Serie A nelle panchine in cui è allenato, e conosce a pelo a puntino Allegri, quindi sa benissimo come padreggiargli in faccia o addirittura batterlo.
Quindi occhio alla penna, ovviamente lo Spezia si è un po' indebolito rispetto all'anno scorso, ma ha mantenuto comunque alcuni attaccanti tosti, comunque che ti possono fare gol e purgare alla prima occasione. E ricordiamoci che Szczęsny, che gioca, dovrebbe giocare lui, non è molto bravo nelle azioni di contropiede. E quando ritorna in porta, quando noi abbiamo preso la palla e magari lui stava a metà campo, al limite dell'area, non è così forte come Perin nelle uscite oppure comunque nelle azioni di transizione veloci. Quindi attenzione allo Spezia, perché giocherà sui nostri errori e sulle ripartenze. Ed è molto brava a difendere, mi sembra che abbia un 3-5-2 molto collaudato, quindi noi dobbiamo essere bravi a muovere velocemente la palla tra le linee, non orizzontalmente, perché non fai niente così, sperando di buttare una palla dentro a casaccio. E ripeto, mi auguro che se Allegri metta dentro Di Maria lo faccia per poco tempo, perché non possiamo rischiare che lo strappiamo di nuovo per Firenze e per Parigi. Assolutamente, non possiamo rischiare questa cosa. E per quello che non sono molto fiducioso di farlo giocare, e perché comunque Allegri ogni volta che è in difficoltà butta dentro Di Maria. Non funziona così, devi dare uno schema, un'idea di gioco. Questo è il tuo obiettivo. E secondo me la Juve non li ha ancora e non li avrà questa stagione, purtroppo. A differenza di Milan, Lazio, Inter, Atalanta, potremmo citare la Roma, queste squadre qua hanno un'identità, la stanno mostrando, hanno questa aggressività su ogni pallone, lottano, provano azioni diverse sia l'una dall'altra, triangolazioni, passaggi in profondità, palle alte ben calibrate per le punte, insomma hanno un gioco molto collaudato e molto preciso, sanno quello che stanno facendo e sanno cosa farà ogni compagno in squadra, in quel fazzoletto di campo. Noi non abbiamo una cogna, noi ci muoviamo a casaccio. Speriamo che una palla vada dentro a casa, non si sa neanche come è successo con Vlahovic, che lui veramente poteva risolvere la partita, perché se la Juve vinceva 1-0 avremmo detto che la Juve era una Juve stellare. Ecco, purtroppo non è così, dobbiamo scendere dagli allori, renderci conto che allenata così la Juve non è in grado di vincere lo scudetto, nonostante abbia la rosa più forte del campionato, questo va detto e stradetto. Però, ripeto, se tu usi una Ferrari come una Panda, a quel punto conviene che la tieni in garage e non partecipi pure, hai capito? Questo è il discorso. Bisogna incominciare a valorizzare la rosa che abbiamo. Lo hanno fatto Sarri, lo ha fatto Pirlo, lo deve fare anche Allegri, cioè deve fare in modo che la rosa che gli danno in mano il prossimo anno valga di più, compresi i giovani. Questo è un allenatore che aggiunge valore alla squadra. Ok? Con lo Spezia non ci sono scuse, perché lo Spezia, al di là dei 4 punti, ha fatto la battutina in conferenza, non è una squadra che lotta per nulla. È una squadra che lotta forse, se gli va bene, ma proprio benissimo, per arrivare decima, proprio, ma stando altissimi, ma è una squadra che starà tra il 12° e il 15° posto, più o meno, se dovesse comunque ingranare bene la stagione. Ecco, ripeto, noi dobbiamo fare veramente una goleada stasera per dare un segnale al campionato, perché se tu ancora una volta fai il gollettino nel primo tempo, ti difendi e basta. Quest'anno qua non funziona più, siamo inizio stagione, abbiamo ancora le gambe pesanti, lo Spezia è in forma perché gioca meno partite di noi e, ripeto, ha meno, appunto, meno obiettivi stagionali perché non gioca la Champions e non è in Europa e quindi daranno tutto quello che hanno per vincere o pareggiare da noi. E quindi se noi facciamo questo giochino qua del cortomuso non la spuntiamo, è brutto da dire ma è così. Ecco, quindi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto con Sassuolo a livello di gol, segnarne due nel primo tempo, dimenticandoci, ripeto, quei 30 minuti osceni. Quindi tambureggiare, fare quello che abbiamo fatto anche con la Roma per 20 minuti, 30 minuti nel primo tempo e portare a casa il punteggio. Poi dopo, se sei su 2 o 3-0, posso anche consentire ad Allegri di dire abbassiamo il baricentro e diciamo controlliamo la partita senza troppi sforzi. Quello sì, soprattutto perché se metti Di Maria non puoi chiedergli di correre come un forsennato, ripeto, perché se dovesse farsi male di nuovo, dai fuori di nuovo e Pogba ritorna solo dall'11 settembre in poi. Chiesa lo vedrai in campo a gennaio, quindi non hai tanti ricambi. E poi è andato via Rovella, quindi adesso in centrocampo hai Miretti, Fagioli di giovani e poi Locatelli, Zaccaria che lui non vede, Arthur che sembra che stia per partire, Rabiot che non è un regista. Insomma, devi comunque fare in modo di avere sempre uno che imposta il gioco. Adesso per fortuna avrai Paredes, ma non da stasera. Quindi serve qualcuno che dia geometrie, scandisca i tempi di gioco e non faccia in modo che la squadra si abbassi troppo, perché quello è, poi non esce più. Noi abbiamo paura di venire a prendere la palla dalla difesa e questo purtroppo ci condiziona perché dopo le altre squadre ci aspettano, guardano quello che facciamo noi e in base a quello difendono uomo tutto campo. Poi è facilissimo, cioè una squadra super allenata lo può fare tranquillamente.
Ripeto, un bel bacione a tutti quanti, un pollicione, iscriviti al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio fortissimo da me e da Nila. Ciao a tutti!